L'idea iniziale era ristrutturare la scuola da un punto di vista della sismica, quindi renderla molto più resistente, ma ridarci una scuola come era prima. L'esperienza fatta alla BCD di Genova è stata determinante perché ci ha fatto fare il salto di paradigma, nel senso che lì si è sintetizzato qualcosa che bolliva in pentola ma non avevamo ancora messo a fuoco. Avendo visto queste cose a Genova e non ci si accontentava di avere una scuola come era prima, non era più il tecnico del comune che progetta un edificio più asettico possibile, con meno manutenzioni possibile, e poi te lo dà e lì ci devi fare la didattica, ma era rovesciata, cioè si partiva dai bisogni educativi e pedagogici e intorno si costruiva la scuola. Questa è una visione completamente opposta. Spariscono i corridoi. Noi abbiamo dei corridoi, come in tutte le scuole, importanti, ampi, pochissimo utilizzati. L'aula non è più da sola, sono in genere due aule insieme con uno spazio in mezzo che è la piazza. Lavorare per gruppi aperti era una cosa molto complicata, diventa una cosa naturale quando tu le risorse ce l'hai fuori dalla classe. Io smonto la classe, avendo la classe molto grande, per dire un gruppo lavora con il materiale, l'altro gruppo magari fa una scheda di approfondimento dall'altra parte, poi viceversa. Contemporaneamente posso gestire due laboratori e anche tre, magari un gruppo che ha finito prima mi va la LIM a potenziare con un gioco didattico. Quindi riesco a fare più attività in contemporanea, cosa che prima era impossibile, perché si lavorava in classe. Era una didattica soprattutto frontale. Qui vediamo un'altra grande rivoluzione strutturale dell'architettura di questa scuola. Una volta qui c'era una parete, c'era una porta e c'era un'aula chiusa. Il bello di questa scuola è che abbiamo tolto le pareti, e qui si vede proprio, e è diventato questo grande spazio comune, e l'atelier è una delle grandi innovazioni anche didattiche e metodologiche. Abbiamo tre di atelier strutturati in questa scuola, questo è l'atelier scientifico. Quando facciamo orientamento e accogliamo i genitori per l'anno successivo, si meravigliano perché non vedono i ragazzi seduti al tavolo ma inchiodati al banco, ma vedono che tranquillamente saltellando possono spostarsi, andare a interagire in un altro tavolo oppure spostarsi nel laboratorio perché gli serve del materiale. Il lavoro della maestra non è più centrato sull'attività frontale, ma è nella preparazione dell'ambiente d'apprendimento, per cui è tutto quello che c'è prima che viene costruito e strutturato per consentire a ogni bambino percorsi diversi per arrivare alla stessa competenza. Quando i bambini hanno svolto tutto il loro percorso di apprendimento, le loro attività didattiche, chiedono proprio all'insegnante se possono andare a leggere un libro fuori, abbiamo una piccola biblioteca, oppure andare a giocare, ci sono giochi di società, giochi di gruppo, nell'angolo morbido che abbiamo in classe. Facendo questo tipo di attività, gradualmente il bambino si responsabilizza, sa che deve avere controllo su se stesso, ma anche per gli altri, quindi si muovono in autonomia, con la nostra vigilanza, ma in autonomia. Ormai siamo una grande famiglia e quindi come se lascio la mia famiglia vera e poi quando vado a scuola ho un'altra famiglia, più grande però. Stiamo diventando consapevoli che abbiamo fatto un cambiamento importante, lo vediamo dalle persone che ci vengono a trovare, da come ci guardano i genitori, ma soprattutto da quanto si divertono i nostri ragazzi, quanto stanno bene a scuola e quanto imparano bene.